Io vorrei chiederti, Marco. Ho lasciato da parte tutto quello che avevo scritto. Io vorrei chiederti, capita spesso nella sequenza dei tuoi lavori che torni, diciamo, l'idea della ripresa di un tema lasciato, poi appunto ripreso, come quello di Gardesano occidentale, che tu però ampli, rendi più sinuoso, quasi morbidamente, eroticamente, con una sensualità incredibile, ma non tanto attraverso l'aggiunta dello smalto colorato rispetto alla prima versione in cui si vede la sequenza che fugge in lontananza, dei tunnel che si aprono, eccetera. Ma questo tema del doppio, così come anche in Benacus, che apre la sequenza del volume e chiude grosso modo negli ultimi tre o quattro disegni. Ecco, questo ritornare sulla cosa quasi come precisazione rispetto a quello che forse non hai detto del tutto in un passaggio precedente. Guarda, io non voglio deludere un carnianese, però del paesaggio dell'Alto Garda, lo dico tra virgolette, dal punto di vista esecutivo mio mentale, non me ne frega niente, capisci? Cioè, no, ma no, non me ne frega niente, l'ho trovato bellissimo, ho trovato a un certo punto un addentellato perché mi ha spinto a fare, in qualche modo era la bellezza del paesaggio del Garda, però visivamente io non sono un vedutista al 100%, non sono al 100%, e quindi a un certo momento di quell'altra cosa, ho cercato in quell'altra cosa lo stimolo per dire altro, per cambiare addirittura i connotati, vedi come una Madonna, addirittura la rocca di Arco che diventa una Madonna è pazzesco, è qualcosa di al di fuori del concepibile. Però l'ho stravolta in quella maniera lì, quella e quell'altra cosa ancora, perché non so, io stavo facendo qui il Monte Brione. Era qualcosa di tozzo e circolare già in ascesa, e io l'ho fatto volare, è chiaro, non poteva non volare, no? Il Monte Brione, e le pescatrici morte con la tunica bianca in fondo al lago, e caspita, ma chi, ci sono, no, ci sono, ma sì, ci sono invece. E i teneri oliveti li ho fatti vedere degli esseri un po' sconvolti, però a un certo momento si salva un olivo azzurro che fuoriesce dall'oliveto, e non solo, ma le strade che percorrono gli oliveti sono un Cristo in croce. Ma il dito che compare in alcune immagini dedicate al castello è un dito indice, ecco, o un dito medio? È un Cristo in croce, guarda, c'è un Cristo in croce. In su c'è un olivo azzurro, guarda, non so, qualcosa del genere. I teneri oliveti poi mi pare che in qualche modo facciano riferimento, non sono prima molto parlavano teneri. L'alba di disseminazione, all'idea hegeliana del brulichio del mondo, cioè la ricomposizione, certo, attraverso la frantumazione delle cose. Certo. E vorrei tornare, poi chiudo, perlomeno mi taccio, anche su quello a cui facevi riferimento tu prima, Mario. A proposito del tuo rapporto, era chiarissimo quanto fosse tutto un pretesto per parlare di altro, no? Però mi sembra che comunque il dato di partenza sia un dato oggettivo che tu tendi a trasfigurare, ma come si dice, a insidiare, a corrodere alla base, a corrompere. Tu hai usato il termine trasgressivo. In sì, tempo, sì, no? Mi interessa la trasgressione, cioè io amo molto gli ossimori, drammatica positività per esempio è un ossimoro, no? Per me, guarda caso, io ho una casetta in Val d'Aosta, vicino a quella casetta c'è la Ghilda da Tralatetta, che è una specie di Monte Cervino, bellissimo, però nota caso, c'ha due teste, c'ha due punte. Ecco, in quella dualità io scopro la mia verità, cioè a un certo momento quel trasmigrare dall'una all'altra punta senza sapere qual è la punta principe, qual è la punta definitiva della montagna, a me dà grande consolazione, una consolazione ambigua se vuoi, una consolazione un po' contorta. Il senso del doppio, continuo. Il senso del doppio, cioè io nel doppio vivo, io vivo nel doppio perché credo che di verità forse ce n'è una. Ma ha capito, signora Raciti?
Chi di noi la scoprirà? Chi di noi la scoprirà? Chissà cosa nasconde la sua vita. Di verità tante ce ne sono, perché ciascuno ha la propria verità e ci sputa, cioè ci muore sopra, ma quella è la sua verità. E quindi come facciamo? E questo è anche drammatico, se vogliamo, perché a un certo momento qual è? Come, dove andiamo? Cosa siamo? Poi ti arrivi alle domande finali, no? Anche, perché via che fai questi discorsi arrivi sempre alle domande finali. E quindi ecco che traligna, io assaporo, non per necrofilia, ma per il senso della morte che si nasconde dietro ogni angolino del nostro fare. Quindi le rocce della morte adombrano dei teschi, il von Hartungen produce cadaveri, le cure non so che esito daranno, e i tunnel della Gardesana non sono proprio tunnel, ma sono una lunga strada verso attraversata da chiari e scuri verso la dipartita. Quindi cosa ci posso fare io se sono fatto? Credo però di poter dire che questa accentuazione di sentimento in questa direzione sia più un dato, un particolare di questi ultimi anni, nel senso, parlando appunto della angoscia che ti... un'angoscia dolce, per usare un ossimoro, che ti corrisponde. Voglio dire, se noi rivediamo il tuo percorso, non sempre avvertiamo questo stato d'animo, questo, non so, questa presenza di mani spettrali o di elementi appunto di tensione. Vediamo sempre presente una ambiguità, ma direi che l'ambiguità è l'elemento fondante di qualsiasi gesto, di qualsiasi modo di condurre un segno, di condurre una linea. Voglio dire che allora insisterei più su questa tua visionarietà spiazzante, che può essere invece un elemento che io trovo più di collegamento tra le varie parti, cioè questa tua accentuazione sia con il ciclo Y, sia con il ciclo I fiori del profondo, mi sembra più un'accentuazione che, oltre ad assumere anche dei connotati forse più nettamente surreali che forse prima non avevi, assume anche un tono e un carattere più inquieto e più agitato e più drammatico, che in cose del passato non emergevano in maniera così netta. C'era sempre l'ambiguità, c'era sempre il senso della... dell'interrogarsi, ecco. Uno dei tuoi problemi fondamentali è l'interrogarsi, è il cercare un senso. Poi il senso lo dai o non lo dai, lo daranno altri, lo vedranno altri. Però io questo senso così inquietamente drammatico che tu adesso stai sottolineando lo vedo e lo percepisco più dal 2000, forse posso anche trovarlo qualcosa nei misteri, ma anche nelle stesse mitologie precedenti, o ancora più nettamente nelle presenze assenze o nelle visioni fantastiche, io ho senso così violentemente... Il richiamo dell'Ade, ma è un richiamo che lui stesso ci suggerisce, certo. Con Proserpina, con Cerere, però poi c'è sempre questa speranza tragica di una attendere qualcosa, cioè io lo sento come un essere che è in attesa di qualcosa anche, cioè che nel constatare o nel voler presentare attraverso un segno che diventa più nervoso, attraverso un'immagine che si...
adesso dico una cosa che forse non è esatta, ma io in certe striature di quelle tue mani vedo anche certi allungamenti dalla Giacometti, tuo vecchio, credo, amore, il tuo tendere, la tua tensione, pensiamo Giacometti con le sue verticalizzazioni anche quanto tendeva. Però in questa accentuazione di questi motivi che definirei iconografici, nei quali ritrovo quello che tu adesso stai dicendo, questa accentuazione di questi motivi iconografici non li trovo presenti negli altri cicli periodo. Precedenti, non così qualcosa. Esasperatamente predominanti, ci sono più in sordina, più velati, non so, da quelle campi di stesure più uniformi delle presenze e assenze, da quelle partizioni anche se vuoi più nettamente definiti, ma non c'è, cioè, lì ci può essere una ossessione del tutto campito, del tutto pieno, che può avere altre valenze. Però questo io lo sento, questo che tu stavi adesso indicando, in alcune immagini presenti anche nel volume, e in particolare direi nella Gardesana occidentale e nei tunnel. Ecco, direi che nei tunnel e nella Gardesana li ritrovo in una maniera precipua, puntuale, voluta, attenta, anche in un segno che si fa molto più aspro, scontroso, che non vuole avere compiacenze, non vuole concedere nulla, che si vuole presentare in tutta la sua asperità, in tutta quanta la sua durezza. Però poi in altre opere invece, non so, mi riferisco per esempio a Rilchiana, io trovo anche lì, nonostante la presenza del fiore, e quindi, ma potrebbe essere anche un fiore, almeno io lo voglio anche così, anche se quella non è la situazione più adatta, ma anche un fiore di memoria invece del fiore azzurro di memoria da Novalis, cioè questo sogno romantico di altre dimensioni, di altre realtà. E in fondo nella Rilchiana tu fai una sintesi di tutti quanti certi tuoi modi di declinare il segno, certi tuoi modi di sfumare, di digradare i grigi, ma poi lasci lì cadere quel fiore, oppure ti attardi con una concessione che poi non ti appartiene, appunto, magari a indicare delle croci per indicare che lì c'è il cimitero, ma quelli diventano gli aneddoti, i racconti, ma quello che ci invece prende e ci affascina è proprio questa atmosfera invece di tono più elegiaco, più lirico, più melanconico, poeticamente intonato, proprio nella ricerca di una qualità del segno e del colore, in una varietà del segno e del colore. Comunque sì, c'è anche questo, perché a un certo momento se siamo umani abbiamo dentro di noi, ecco il punto in cui si guarda dentro, c'è il molteplice di noi, non è tutto il buono da una parte, né tutto il cattivo dall'altra, noi siamo un misto, ecco. E quindi, risalendo alle mie cose, io sento, per esempio, che la pittura, oggi, come io la uso, eccetera, eccetera, è indisponibile, è drammaticamente indisponibile. Quindi qualsiasi cosa faccio, a lenta forma, a meditata sequenza o a contesto aggrovigliato, io metto sempre in discussione la pittura. La pittura oggi è una drammatica messa in discussione di se stessa, perché la pittura purtroppo oggi non può, non prende piede. Infatti, guarda caso,
gli elementi che oggi hanno più piede sono i media che hanno una loro fisicità. Scusami non se ti interrompo, ma adesso putrelle. Mi arrabbio anche, cioè voglio dire, faccio una prepotenza che di solito non faccio. Voglio dire, se tu dici che la pittura viene messa in discussione, nessuna motivo per controbattere, so benissimo, ma se tu che pratichi una pittura che hai appena definita non disponibile a che cosa? A un accesso facile, a un godimento facile, glielo dica. A una moda facile, a un mercato facile, a un consumismo facile, a un'accelerazione di gusto. E questa è l'antinomia. E sono d'accordo, ma che la tua pittura non sia pittura e che tu addirittura oggi mi fai sentire che tu metti in discussione la pittura, questo mi fa veramente ribellare, perché è qualcosa che o tu ti stai compiacendo. Fa un po' specie sentirgli dire che non prende piede. Cosa deve prendere piede? Ecco, ciò che ha già una sua, un suo cammino, un suo passo, cosa deve prendere prima? Prendi piede perché siamo qui che stiamo parlando di questa cosa. Io vorrei sentire anche qualcuno dei presenti che anche... Sì, prima parla lui, è ovvio, ma anche perché... Ecco, appunto, ma siccome sentirti oggi dire che... Questo è il lato patetico dei grandi pittori che... Ma lui fino a poco tempo fine, fa non li fine, aveva, non aveva questo lato patetico. Alla fine c'è sempre questa cosa che le altre forme d'arte, ma le altre forme d'arte sono altre. E quindi credo, caro Mario, ce lo siamo detti sempre, non si tratta di prendere piede. Hanno preso piede fino al punto tale per cui le forme della pittura non sono più... Ma anche le forme della... all'andar dei tempi. Ma anche la scultura, allora se tu consideri la scultura nel suo rapporto con le città italiane, è un disastro. La pittura autoreferenziale perché si pone come oggetto. Però arriva... Oggi si ha il culto dell'oggetto, oggi ci si deve avvicinare alle cose quasi tastandole, perché abbiamo paura, perché tutto sommato, a un certo momento, la nostra indeterminazione, la nostra il girare per questo giardino di maschere che sono le cose, ci fa bisogno di toccare le cose. Allora abbiamo mobili, fascine, putrelle, sacchi, eccetera, eccetera, che ti salvificano sotto il cielo. Questa è la retorica di una primitiva esorgenza che aveva un altro scopo, valore. Il valore del provvisorio, dove è andata a finire tutta questa estetica del provvisorio è diventato l'estetica del durevole, del museografico, del durevole, nel senso duro, perché guarda caso, De Chirico, per dirne una, ha dipinto, vi ricordate, quel quadretto che si chiama Mobili nella Valle. I mobili ci sono nella valle, dietro c'è un gruppo di alberi, eccetera, eccetera, e sono lì tranquilli, dietro la patina della superficie che illude che ci siano mobili nella valle. Ma avete provato alla sensazione forte e capace di mettere dei mobiloni in un castagneto e portarli gente a lì a vedere? Caspita, ce l'hanno portato i fiumi. Caspita se l'effetto è forte, se funzioniamo bene, anzi benissimo. E abbiamo provato, abbiamo impacchettato laghi, fiumi, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto circoli immensi nel terreno, abbiamo fatto di tutto. Perché? Perché oggi a un certo momento dobbiamo stupire. Siamo di nuovo al sudate o fuochi a preparare metalli, secondo me. Non stupire, colpire, che è un'altra cosa. No, colpire. Lo stupore nel momento in cui... noi ora in questa sede stiamo facendo questo discorso, diventiamo schiavi di un mondo che stiamo cercando di combattere. Cioè, voglio dire, se noi schiavi. Non diventiamo schiavi. Stiamo facendo però il gioco degli altri. Abbiamo le nostre distanze. Oh, e allora definiamo bene queste distanze, non diciamo che ci abbiamo
difficoltà enormi, sia nell'esserci, sia nel farsi sentire, vedere, osservare, analizzare. Però detto questo, non dobbiamo dire che loro sono i vincitori. La contemporaneità o l'attualità non è essere omologati a o essere globalizzati in. La contemporaneità è anche opporsi alla contemporaneità stessa che va in una certa direzione. L'essere moderno significa essere se stessi contro tutto e contro tutti. Per cui se io vedo che vanno avanti determinate cose, se ho voglia di essere alla moda, di fare tanti soldi, eccetera, è facile, me lo metto a fare anche io. Credo che per te sarebbe facilissimo e l'avresti fatto e avresti ottenuto determinati risultati, ma non saresti stato tu e non avresti fatto, scusa se uso sempre questo termine, pittura, ma avresti fatto un'altra cosa. Che la pittura possa avere problemi, che la pittura si stia confrontando con altre arti, ma scusa, quando tu mi parli e mi dici di questa astratta libidine della musica, per cui attraverso l'astrazione tu vuoi raggiungere la stessa libidine astratta nella pittura e tu ti senti poeta, ma queste cose non hanno una pregnanza e un peso e una sostanza enorme? Queste cose, quando tu le visualizzi nelle tue immagini, non diventano un macigno enorme di potere espressivo, di capacità comunicativa, di dialogo con pochi? Ma che ce ne importa? L'essenziale è che quei pochi resistano, che vadano avanti, perché poi il tempo saprà selezionare, saprà scegliere, saprà essere attento e critico osservatore. Pensiamo anche ai problemi della critica, non voglio adesso sollevare questo problema perché altrimenti andiamo a finire a tutt'altri ambiti, però se insomma, dobbiamo cercare di essere forti, di essere consapevoli delle difficoltà in cui ci muoviamo e in cui ci dibattiamo, ma non dobbiamo dire che loro sono trionfanti. Perché sono trionfanti? Apparentemente lo sono. No, io invece non per niente faccio un discorso in questa sede, dove a un certo momento sono rappresentati artisti di ogni genere che non appartengono di per sé a nessuna categoria specifica. E quindi a un certo momento hanno la grande unione del fare arte assieme, senza discriminazioni di sorte. Io qua dentro a un certo momento avrei voluto che non si insorgesse contro qualsiasi critica, ma che si avesse la consapevolezza del nostro fare specifico, individuale, particolare, tutto quanto, di individui in fondo anche un po' anarchici, certo. Perché dobbiamo essere anarchici. Certo. E quindi a un certo momento lasciatemi dire che davanti a un critico, che una volta sola faccio un nome e non ne farò più, si chiama Angela Vettese, che dice che un quadro degli ultimi 60 anni non è un quadro se non è concettuale, o un'opera. Io e noi anteponiamo il fatto che un'opera degli ultimi 60 anni non appartiene a un artista se quell'artista non ha visitato l'Ade. Per chiudere subito quest'ultima discussione, sono completamente d'accordo con Rosalba Zucchero. Tu hai un torto marcio. Perché? Perché prendi dei parametri di giudizio che sono quelli che ci sono estranei. No, non ci sono troppo. Ci sono estranei, ma sono estranei alla poesia, alla filosofia. Pensa che per secoli gli studiosi sono stati in monastero, scusa tutti, noi adesso siamo più o meno così, però siamo i testimoni importanti. Allora, però volevo dire, torniamo al discorso della tua pittura. Avete tanto parlato di oltre, natura oltre, l'andare oltre, ma questo è di tutta l'arte, di tutta la poesia. C'è un termine che nessuno di voi ha usato, non so perché,
ed è il tempo. Il tempo. Sì. Nella pittura di Mario, la mia lettura della pittura di Mario è che si ricogliesse gli istanti di un farsi continuo. Sì. Cioè, oltre ogni istante, questo è il vero titolo dei tuoi quadri. Sì, sì. Secondo me. Perché quando tu sei libero con i tuoi segni e tu non hai necessità di dare un nome a quei segni, perché da soli hanno un nome impronunciabile, ma chiarissimo, che è quello che noi vediamo nei segni del mondo, della natura. Usa la parola natura perché tu l'hai usata. Va bene. Tanto è vero che quando tu definisci un'immagine, fai un castello, fai un albero, eccetera, in quel momento tu non perdi la tua poetica, ma la concludi, la chiudi. La chiudi in un attimo che tu vuoi definire. In questo momento il grande volo non è più grande volo. Sei come un uccello che si è messo in un albero, oppure un alpinista che cammina e a un certo momento si deve sedersi per riposare, per poi andare oltre, ma in quel riposare guarda e giudica e dà nomi. Io qua posso dare nome a quest'albero. Mentre i grandi lavori non posso dare nomi, perché c'è un nome assoluto. Ecco. Così che questo elemento del tempo penso che sia poeticamente fondamentale nel tuo lavoro. Quando lui dice mi piace spiazzare e pensare che alla pittura nell'evento del suo farsi, sta parlando del tempo. Sì. Quell'istante che lui dice nell'evento del suo farsi, quindi c'è. Ma ne parla però collateralmente, perché, mi pare più sostanziale. Il tempo è una categoria molto ampia, per cui può essere non una categoria individuante, nel caso suo, come anche in molti artisti, cioè si usa, non lo so, è sicuramente vero quello che tu dici dell'istante. Volevo cogliere che ho proprio la sensazione che lui colga l'istante di un farsi continuo, in questo senso, poi parlo della parola che... L'istante di un farsi continuo. Prego. Vorrei far vedere in contrapposizione a tutti questi elementi del paesaggio, eccetera, eccetera, le 7-8 cose che ho portato, che faccio io, quelle cose lì. Le ho messe in sequenza. Qui siamo sulla Gardesana occidentale. Sì, queste fanno parte del libro. Dunque, questo è il Monte Brione. Questa è una strada che si invola, ma nel coso non si vede la strada bianca che si invola nel cielo perché per difetto di colori. Questa è la cascata Chioma, questo è il Garda con i suoi sottofondi reconditi, questa è la Rilchiana con i luoghi visitati da Rilke. Questo è il racconto di Gracco, ecco, questo è kafkiano perché a un certo momento è Gracco, un cacciatore caduto durante l'inseguimento di un cervo, viene portato in una barca sulla riva del Garda, messo in una camera funebre, ma improvvisamente si alza dal letto e narra al sindaco la sua storia. È un racconto che Kafka scrisse giusto a riva del Garda. Ecco, qui incominciamo con gli aspetti nuovi, cioè diversi, il mio fare abituale. Questo è un quadro di 2 metri per 145. C'è un fondo che è sempre un ade, un punto scuro, da cui erano partiti i famosi fiori di Proserpina per la madre Cerere che pascolava, che sorvolava i campi di grano, perché Proserpina non poteva comunicare in altro modo. C'è sempre il tema dell'incomunicabilità, spesso c'è il tema. I fiori qui però sono già diventati dardi, siamo avanti. Qui c'è di nuovo l'Ade, la madre Cerere che precipita, il monte in alto a sinistra che si vede, non si vede, è la famosa Trelatette. Qui siamo in un insieme di dardeggiamenti e di
e di figure frammentate. Ecco, qui cominciano attraverso questi dardi, a partire da questo fondo nero, degli incontri di figure, una figura bianca, una figura carnea. Questa è una figura color carne attraversata da una figurazione bianca. Qui forse si vede qualcosa di più, anche qui ci sono figure bianche che non si vedono nella... Ecco, qui forse qualcosa si vede, sì, quella è la figura sopra carnosa, diciamo carnea, e la figura bianca. Sotto c'è un'eclisse, c'è una grande falce. Qui idem, c'è questa figura flusso anche, una figura flusso bianca che si interseca con questa figura più scura. E qui sotto c'è di nuovo un'eclisse o un introito all'Ade. Idem come sopra. Questi sono gli ultimissimi quadri miei. C'è questa figura che si precipita, questa chioma, questa montagna doppia. Quindi questi sono i lavori post-gardesani. Post-gardesani, sì, post-gardesani. E qualcosa c'è ancora. Qualcosa c'è ancora, ti sei portato qualche traccia gardesana viene fuori. Ecco, ci tenevo a far vedere queste cose qui in simbiosi con quello che ho fatto per il Garda, in modo che ne salti fuori un'immagine di un certo tipo. Se non ci sono domande per il Racitti, sono invitato a salutarvi. E a ringraziarvi per la vostra attenta presenza. Grazie.